don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tear the seam of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Cari amici di Fano TV, ci troviamo all'interno del Caffè del Pasticcere perché è il giorno della presentazione di questa fantastica torta che è sorretta in questo momento dal maestro pasticcere Stefano Ceresani. Seguite questo speciale e andremo a scoprire tutti gli ingredienti di questo fantastico dolce di carnevale. Buonasera a tutto il pubblico qui all'interno del Caffè della Pasticcera e buonasera a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo sul canale 17 di Fano TV. Ovviamente questa serata sarà dedicata alla presentazione della torta di carnevale del maestro pasticcere Stefano Ceresani, che è qui al mio fianco. Buonasera Stefano. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Ovviamente il protagonista di questa serata appunto è la torta. Noi siamo tutti curiosi di sapere come è stata realizzata. Sì, tutto quello che vedete è tutto quanto commestibile, fatta delle cose sono fatte con la pasta di zucchero, delle cose che sono fatte con la pasta frolla, come le mascherine, quelle colorate, e delle cose sono invece di cioccolato. È stato realizzato questa torta quest'anno che si chiama Scarabocchi, prima di tutto in omaggio alla barca dei pescatori, di uno dei pescatori di Fano del fine 800, che si chiamava la barca appunto Scarabocchi, e all'inizio del 900 c'era un pescatore che appunto si chiamava Scarabocchi in omaggio a questi due personaggi tipicamente fanesi. Io modestamente mi è venuto Scarabocchi invece quando ho incominciato a creare la torta, perché desidero fare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di più, qualcosa di diverso, differenziarmi, creare, cercare, perché ancora c'ho la passione, ancora c'ho dentro qualcosa che voglio fare. Ma che te lo fa fare Stefano? Nessuno. Però lo voglio fare lo stesso. E allora ho pensato di fare una torta con dentro una ganache di confetti, perché una volta, prima dei baci perugina e delle banane, si gettavano i confetti che in terra raccoglieva la gente e poi ne mangiava. Quella volta non c'era l'HACCP, si mangiavano comunque, e della moretta tipicamente fanese, non c'è di più di fanese di questo, dei confetti che portano anche fertilità, e la moretta tipicamente di Fano. Veramente molto buona, poi siamo curiosi anche di assaggiarla questa torta. Però voglio dire che abbiamo una tavola molto molto imbandita, frutto anche di un sapiente anche studio di una persona molto cara. Sì, non ci sarebbe questa cosa se non ci fosse Fiorella, mia moglie, che mi segue nel mio lavoro con tanto amore. Adesso però non mi far commuovere, mi viene da piangere. Beh, forse la commozione arriverà tra un po', giustamente l'applauso ci sta in questo momento, ma dobbiamo comunicare una cosa molto importante, perché Stefano Ceresani lo conosciamo tutti come un grandissimo pasticcere qui di Fano, ma fra 10 mesi, rispettivamente il 12 dicembre prossimo, compierà appunto 60 anni di carriera di pasticceria, ovviamente un traguardo molto importante. Sì, sono 60 anni che faccio pasticcere. Il tutto è nato, io ho fatto le elementari quando i miei erano a Milano, abitavo in via Friuli, per andare a scuola c'era un certo tragitto da fare. Io però la facevo sempre un pochettino più larga, arrivavo a scuola sempre forse all'orlo, se non qualche minuto di ritardo, per cosa? Per passare poi il percorso 22 marzo a Milano, dove c'erano 6 vetrine, il doppio delle nostre, ognuna,
di dolci, sei vetrine di Motta e sei vetrine di Alemania. E io mi incantavo a vedere da fuori questo spettacolo di bellezza, non so come descriverlo, come ai tempi di allora, era una cosa per me inimmaginabile. Però in cuor mio mi dicevo, mi sono sempre detto, ma porca miseria, è possibile che non sono capace a farlo io? No, tanto un giorno ci riuscirò. In effetti sono 60 anni che faccio questo lavoro. Io lavoro e penso a queste belle vetrine di Motta e Alemania. Bene, ovviamente Stefano, sono molto belle, anche un impatto fantastico anche da vederle, ma dietro c'è uno studio anche per la preparazione di questi dolci. Quanto tempo hai impiegato? Non c'è tempo, basta che fai in tempo per arrivare il giorno 12, perché già hai promesso che il giorno 12 c'è questa presentazione della torta, allora via, correre per essere pronti poi al giorno in cui hai detto che facevi questa presentazione. Però ovviamente, come ogni pasticcere, fa delle prove, no? Per misurare anche gli ingredienti, insomma anche la composizione poi in generale del dolce. Sì, indubbiamente. Io nella mia ignoranza non sono un chimico, per cui quando ho fatto questo dolce, prima di farlo, ho avuto le mie difficoltà, tant'è vero che l'ho chiamato apposta inizialmente Scarabocchi, perché proprio era venuto un Scarabocchi la prima volta. Poi piano piano le cose migliorano, le cose si alza, se si abbassa, se è più largo, più basso, ormai tanto l'esperienza conta, anche quella, ecco. L'occhio dell'esperto ovviamente conta, e questo appunto si vede poi nella realizzazione di tutti i tuoi dolci. Allora, io direi, Stefano, di proseguire. Noi avanziamo all'interno della sala, vieni anche con me, perché ogni presentazione gode anche dei saluti appunto istituzionali. Io chiamo qui accanto a noi il Cristian Fanesi, il vice sindaco del comune di Fano. Il comune, come ogni manifestazione, è sempre vicina a queste iniziative, anche per quanto riguarda i privati, le pasticcerie e soprattutto per il Carnevale di Fano. Sì, certo, questa è un'iniziativa importante, e poi anche dalle parole del maestro Ceresani, insomma, appare la sua passione non solo per la pasticceria, per la città di Fano, perché non c'è occasione festaiola in cui il maestro non ci propone un dolce sempre diverso, sempre buonissimo, e quindi veramente l'amministrazione comunale è qui al suo fianco per ringraziarlo ogni volta per la sua passione, per la sua voglia di continuare da 60 anni anche oltre a fare cose belle per i suoi clienti, ma anche per la città. Si mette sempre la passione e dà lustro alla nostra città in ogni occasione, quindi grazie davvero per tutta l'attività che fai e anche per i 60 anni. Dalle parole che dicevi mi permetto di dire che emerge non solo la passione, ma anche insomma quel ricordo che hai appena fatto di tante cose buone che ancora qui si trovano, che magari altrove no. Quindi grazie davvero. Grazie Cristian, grazie per le tue parole, sei stato gentilissimo. Io sinceramente da fanese ci tengo a far sì che quando ci sia un evento, un qualcosa, ma non per rubare il posto a qualcun altro, è perché mi fa piacere partecipare all'evoluzione della città, che la città si sta evolvendo, si è evoluta da quando era piccolo, da quando giri in bicicletta. Adesso insomma, ecco, sta facendo passi da gigante la città, e mi fa piacere nel mio piccolo, ecco, ricordare queste piccole cose con queste piccole cose, ecco, questi grandi eventi che fa il comune. Grazie. Bene,
ovviamente non poteva non mancare, diciamo, il suo intervento in questa presentazione. Si parla di carnevale, ovviamente il periodo molto, molto adatto. Beh sì, certamente, ovviamente è molto importante per il carnevale di Fano che esercenti privati si spendano per promuovere e per partecipare a questa manifestazione, ognuno con le proprie peculiarità. Quindi ringrazio il maestro Ceresani per questo, perché ogni anno è sempre sul pezzo, come si dice, e spero che questo esempio si estenda a tutti gli esercizi della città. Ringrazio la presidente che è qui presente e ringrazio tutti i presidenti e consiglieri delle varie stagioni del carnevale, in particolar modo ad Astorre Giacomini e in particolar modo ad Alberto Berardi, che non sono potuti venire perché hanno qualche problemino. Grazie. Duca, assessore, ovviamente, come ho detto già con il vice sindaco, il comune è sempre più vicino a questo tipo di iniziative, ma soprattutto perché il carnevale oggi è il fulcro centrale in questo periodo, sicuramente qui a Fano. Ma viviamo un momento fantastico, no? Un momento dove le massime espressioni della città si incontrano in questa cosa che è il carnevale, no? Tutti si adoperano affinché la nostra città emerga, arrivano turisti, i nostri turisti vedono l'immagine della città, quindi ci sono associazioni che si danno da fare, altri come Stefano ed altre attività economiche che si danno da fare per far assaggiare le peculiarità della città. E devo dire di più, proprio in questi giorni si stanno facendo degli incontri per la candidatura alla capitale italiana della cultura. Questo è essere capitale italiana della cultura, è avere dei soggetti che chiaramente mostrano le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità, che hanno fatto un percorso culturale nel proprio ambito e che oggi si esprimono ai massimi livelli. Quindi questa è la rappresentazione, noi possiamo che ringraziarti, perché sappiamo che oltre alla tua maestria quanto c'è insomma da fare delle attività per la città, per gli eventi che si fanno, Stefano c'è sempre, sempre disponibile. Quindi da parte mia non può esserci che un grande ringraziamento per tutto quello che fa. Volevo anche ringraziarlo perché quando noi organizziamo gli eventi nell'arco dell'anno, Stefano non c'è bisogno neanche di chiamarlo, perché è lui proprio che si rende subito disponibile nel creare qualcosa per tutti gli eventi che noi realizziamo. Ecco, questa cosa qui non è solo una cosa a livello di promozione sua, ma è proprio perché lui, come ha detto il vice sindaco prima, ama questa città. Amando questa città lui si rende sempre disponibile, ecco, e ci aiuta in queste cose qui. Non possiamo solo che ringraziarlo, ecco. Bene, grazie ancora. Grazie infinite, grazie per essere venuti tutti quanti a partecipare a questo evento. Adesso però c'è da fare il sacrificio più grande, quello di assaggiare la torta. Esatto. Prego, grazie. Assaggiamo pure la torta, Stefano, e facciamo anche le foto di rito. Sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. E continuiamo questo speciale qui all'interno del Caffè del Pasticcere. Sono sempre in compagnia di Stefano Ceresani e Barbara Marcolini di Confcommercio, presente ovviamente per questa presentazione della torta, sempre più vicina agli arti, alle arti e soprattutto all'arte del maestro Ceresani. Assolutamente sì, per noi è sempre un piacere venire a questo appuntamento, proprio perché Stefano Ceresani fa parte proprio della storia della nostra città, è un
artista, è un pasticcere e fa parte proprio del nostro territorio e della nostra economia, quindi con le sue torte speciali che ogni anno presenta, e noi siamo estremamente soddisfatti di avere queste eccellenze nella nostra città, nel nostro territorio, proprio perché credo che Stefano dia veramente un valore aggiunto a tutto quello che è l'arte della pasticceria. Quindi siamo veramente contenti di essere qua e ogni anno questo appuntamento non vogliamo mancare, quindi siamo sempre qua presenti. Stefano, tra i ringraziamenti ovviamente quelli che già hai citato si aggiunge anche un'altra persona molto importante, Luana Riminucci, che ci tieni personalmente a ringraziare. Luana Riminucci, che ha fatto tanto e sta facendo tanto per il Carnevale di Fano, e un piccolo pensiero da un piccolo e modesto pasticcere, però questo bisogna pur anche farglielo presente, e tramite Barbara, che è qui con noi, farà senz'altro la cortesia di fare questo, di portare questo presente. La ringrazio. Questo è Barbara. E questo è per la signora Riminucci. Grazie. Grazie. Noi ringraziamo veramente come Confcommercio e come Associazione Albergatori, e sarà mia premura portarlo alla signora Riminucci, assolutamente, perché le persone che si danno da fare per il Carnevale credo che sia importantissimo per la città. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. La Regione Marche è attenta agli eventi che riguardano il territorio, e ovviamente il Carnevale di Fano rappresenta uno degli eventi importanti della Regione Marche. In tutto questo, la cartapesta, i carri, le sfilate, le mascherate, ci sta anche la parte dolce, la parte del dolce, la parte della pasticceria, e Stefano il pasticcere, che è un grande artista, un grande della pasticceria fanese, ma non solo fanese, direi che lui è un grande della pasticceria a livello nazionale, ha realizzato questo dolce del Carnevale, che è una vera, posso dirlo, luperia, davvero, davvero buono. Quindi invito tutti ad acquistarlo e a consumarlo, perché è davvero, davvero una bontà che vale la pena di assaggiare. E quindi Stefano Pasticcere è davvero un grande, gli voglio fare i complimenti, perché non solo la bontà dal punto di vista della qualità del prodotto, ma anche una bellezza dal punto di vista artistico, perché Stefano non è solo un pasticcere ma anche un grande artista. Non dimentichiamoci mai che questo riconoscimento che le Marche hanno avuto a livello mondiale come seconda top destination al mondo, l'abbiamo ottenuta grazie alle eccellenze, alle opportunità, la storia, la cultura, il paesaggio, il mare, l'enogastronomia, e diciamo che nell'enogastronomia ci stanno anche questi bravi, potremmo dire chef pasticcere, non so se si può dire, ma chef pasticcere, diciamolo pure, che ovviamente mette in evidenza le qualità della nostra regione. Quindi grazie Stefano, complimenti, sei davvero bravo. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione.